La mattina mi sveglio normale, per me tutti i giorni è Natale. Il bar della zona è il mio amico, sono sempre stil pervertito. Nuovo disco, fine anno, se son troie sai fioriranno. Tu che parli ed urli allo scandalo, scansati mo. Il nuovo tape alle porte, scaricalo. Vuoi l'indizio? Te lo dico dopo. Il nuovo tape alle porte, succhiamelo. Tua sorella me la scopo. Jamastil Mr. Ness, Mr. Steel. E dopo il cibo, un po' d'acqua, Mimi. Jamastil Mr. Ness, Mr. Steel, sono sempre freshness. Ciao. Bevi, amore, bevi. Mo ciao bella gente, mo siamo qui ad Almine e sapete chi mi è venuto a trovare? Minchia, guardate, rapperia, che senza cappello, cazzo. Cioè, ma guarda che tipo, ma, cioè, ma te lo vedi? Hai presente quello di Rebus? No, ma lo vedi, cazzo, Rebus Jamastil. Tu mi conosci per quello che sono. So, questo cioè, è il mio Rebus. Domanda a loro. Emarginato, innamorato di sto suono, ma sono un uomo che non naviga nell'oro. Pam pam, yeah. Oh, Jamastil, lo sai. La donna di Jamastil in lo questo bacio. Momento qua è su che gioca con la Mimi. Ciao. E ciao, sono venuti Mimi. A sono trovarci e siamo qui con questo ragazzo che ho cominciato a conoscere, a cui voglio bene perché è proprio un buon cioè, è proprio una persona è una persona di cuore. Non ha mimato neanche un gesto fino a questo momento, quindi lui si sente se stesso, non ha bisogno di aprire le sue spalle per farsi vedere più grande. Posso farlo se vuoi. E per quello che è il mio modo di fare video, di dire quello che penso, per me è un grande, perché ha il coraggio di vivere essendo se stesso. Quando una persona ha questa cosa, secondo me ha un dono. Adesso vi presento Federica, abita a Milano anche lei all'incirca, più o meno, Bucinasco. Sta bene il cappello? Stai bene anche senza, guarda bene nell'occhio di Ra, un attimo, tanta mamma mia, taliacca, ah ecco, adesso mi ha fatto il primo piano, perfetto, adesso non vuole parlare perché pensa di vergognarsi, ma in realtà lei non si vergogna, dai, adesso fammi vedere le mani, belle le mani, fammi vedere tutte e due, tatuaggio, ridi, polpiera, serpente, cosa ci vedete voi, perché, ma, a me sembra, hai spoilerato, È bello. Fia, quando sono andato in bagno che ha tirato l'acqua, poverino, ho detto minchia quanto più mi ha fatto. Ho tirato l'acqua tipo 5 volte, ma non sei mai aperto. No, ma sì, ma non ti preoccupare. Ci vediamo, io e quella tecnologia lì. Sì, che 30 anni fa. Ma no, noi io. Cioè. Io e te saremmo andati a pisciare là. O sbaglio? Sì. O sbaglio? Ok. Ma normale. Amore, mi scappa la pipì. Ti dietro la Matiz. Normale. All'ombra. Normale. O no? Allora, ragazzi, la moralità è una stronzata per metterti un'ulteriore catena. No, ma infatti noi non sono poca. Cioè, vaga. Noi dicendo che abbiamo fatto la bellezza. Sì, cioè. C'erano dei cespugli fantastici. Il problema è l'immediato, che non sai lei che cosa voleva, collaudare praticamente. Una cosa che si mette sulla patata. Un tubo che arriva fuori. Sono la sua prima fan e seguace e l'ho pensato anch'io. Perché cazzo mi devi imboscare i piedi? No, tu sei lì, fai così. Con l'imbuto. No, nessuno vede niente, è una roba anatomica, esatto, progettata giusta, che va bene per tutte. Cioè, amici. Anche per l'uomo. Cioè io invece lo farei anch'io per l'uomo, però gli metterei tipo un sacchettino qua dentro, ogni tanto ti fermi, lo scarichi, me metteresti in giro. Tipo camper, ma anche personale. Camper sì, cioè. Se devo svuotare la sacca, scusa. Ma è bello, se ci pensi un attimo, cioè, che cosa c'è? Non c'è niente di male. Ma ci siamo, ci si iscrive. Senti, ma dove è stato? A Parma ti chiedono un euro sia per pisciare che per fare il fatto grosso. In un euro? Sì, a testa? Ci hanno chiesto un euro per pisciare, incredibile.
in stazione. Oh, gli avevano dovuti dare perché ancora un po' ci menava. In Germania e Svizzera tu entri dentro una qualsiasi area di servizio, costa 1,50 euro, ma attenzione, 1,50 euro, tu entri, metti dentro i soldi, prendi lo scontrino, entri dentro, come fai bippa, c'è un codice a barre, vai dentro, c'è un bagno super pulito. Vabbè, così già aspetta, no, aspetta, aspetta. Quando prendi lo scontrino, esci dal bagno, vai su, ein Kaffee, bitte. Ah, e tu hai diritto al caffè con la tua pisciata. Quindi un caffè ti costa, e sto cazzo, costa 50 centesimi. Un caffè, scusa. Un caffè e una pisciata ti costa 50 centesimi. Allora, io sono stato in Germania a Emmer nel 2014. Sono andato dentro la Zeitarbeit firma, che è una società di lavoro interinale. Gli ho detto, Guten Abend, ich bin Luca, können Sie Fide Helen Bitte, cioè, tutte queste belle balle qui. Poi a un certo punto gli ho detto, Entschuldigung, Sie können Sie Landsmann sprechen Bitte. Potresti parlare piano, sarebbe. Mi fa, nein, questo è un colloquio di lavoro, io non parlo piano. Avrei fatto il kebab. Cazzo. No, l'ho imparato con lo smartphone, ho speso 12 euro. Io l'ho imparato col Bumble? Io avevo un cesso di iPhone 3GS 32 giga. Ma con un'app, per dire. Con un'app, e compravo ho comprato 4 corsi, sono arrivato a che B1. App? C'è su Apple. Si chiama Bumble. Ah, solo Bubble. Sì, ho Bubble. Usato anche Bubble, no, ma non cos'è è Bubble. Babel, la torre, bravo, di Babele, bravo. Tutte le sì, lingue. Sì. Sì, è quella lì, però usavo sia quella che era free. E poi un'altra, poi avevo un amico che mi ha dato un foglio, mi fa, comincia a imparare il tedesco, è ostico perché è latino, cioè sparano come i sardi, io al lavoro sono andato, io sicuro sei, cioè parlano come i sardi. Ok, capisco. Però qualsiasi cosa si può imparare, ho imparato anche l'arabo con gli amici arabi. Minchia, che hit. Ah, questa porta mai... si apre, volevo? Sì, vuoi vederla aperta? Sì. Nessun problema. Quella sopra, quella sotto, ce n'è un'altra sotto, la vedi? Controllami la Mimi un attimo se ti sta guardando, se cerca di uscire, perché è più veloce del pensiero. Neanche, lo so, okay. No, è lì. Adesso tira giù la maniglia e spingi verso l'esterno. Così sensibile. Bomba, cazzo, veramente. Ma di quando prima devo saltare? No, c'è lo scalino sotto, va tirato fuori. Wow! È un personaggio, la mia ragazza. Sì, ma è forte. Ciao. No? Ciao. Ciao! Ciao! Ho fatto una scelta che secondo me... Lo so che ti piace. Tutta la mia stima, ma veramente. Lo so che ti piace, Giamo. Lo so che ti piace, l'ho capito che ti piace. L'ho capito da quello che mi dicevi. Vediamo se si scalda per la macchina. No, ancora no. Ma tu si scalda, intanto fa vedere che calda. E ti dice autospegnimento, ce l'hai chiusa ancora. Sono veramente contento di essere qua. Ma non perché sono contento che sei venuto, non a trovarmi. Perché sono qua, perché volevo venire a trovare te. Certo. E quando si aprono le porte ti rivedi tu. Anche ora pensate di ripartire. Volete dormire? Se volete dormire qua, vi devo parlare. Ma sai che me l'ha detto anche lei? Volete dormire qua? Con la spina per cambiare aria, arrivederci Miss, ci vedremo forse un giorno Miss Italia, cambio canale sì, ma forse posto è l'ideale, cambio carrozza dai non farla presa male, va tutto bene qui, ti scrivo questa lettera, mi ricordo quando cazzo guardavamo Letterman, a volte dici sì, dici insieme per sempre, come un diamante mi dicevi, remember, adesso è un'altra storia, un altro giro di boa.